20 aprile 2024, Case Bortot, Belluno, via per il rifugio Settimo Alpini. E piccola chicca, appena lasciato il parcheggio di Case Bortot, bus del Buson, scendiamo giù di là. Ecco il bus del Buson. Siamo nel bus del Buson. Un anfiteatro roccioso incredibile, stupendo. Usciti dal bus del Buson, seguiamo per il sentiero in salita, direzione Rifugio Settimo Alpini adesso. E adesso dobbiamo correre e corriamo, vediamo, anche con la fettuccia in ferro, il tratto attrezzato, via via via. Passare velocemente. Beh, bello. Via, 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 via. Ok, arrivati. La schiara. E lì c'è la gusella. Esatto. Il torrente Ardo. E questo è il ponte del Mariano. E adesso inizia la vera salita al Rifugio Settimo Alpini. E qui inizia il Parco delle Dolomiti Bellunesi. E partiamo in salita. Siamo nella Valle dell'Ardo, là sotto l'omonimo torrente, e lì il ponte che andremo a percorrere tra poco.
qui siamo nella zona del Calvario. Ed eccolo lì in fondo, rifugio Settimo Alpini. Nessuno, o quasi, sa che su Belluno incombe una Dolomite autentica, con un accidenti di parete di buoni 800 metri. Quelli che vanno su a Cortina, di solito, passano per Belluno con una furia tale, manco si fermano a prendere un caffè, manco levano per un istante gli occhi a guardare la schiara con la sua immortale gusela. Con queste parole, Dino Buzzati, scrittore, giornalista e alpinista bellunese, ha descritto la simbiosi tra la sua città e la parete della schiara. Ed eccoci qui dal terrazzo del rifugio Settimo Alpini, sotto la schiara, lì la forcella Pispilon, qui abbiamo il bellunese, la Val Belluna, il Simon de Terne, e lì l'insidiosa forcella Oderz dalla Val de Piero, prossima, una delle prossime tappe, e lì in alto si contraddistingue la mitica gusela sul paretone maestoso e verticale della schiara ancora innevata, e con la caratteristica chiesetta. Siamo su questa dorsale dove ci sono tutti questi fiori ancora chiusi, ma c'è un odore di salame con aglio che è una cosa incredibile. Quindi forse questi sono fiori di aglio selvatico, forse, ma la roba, salame con aglio, spettacolo. Ed ecco ricongiunti al sentiero di questa mattina, fatto questa mattina dal bus del Buson, questa è la deviazione, e adesso continuiamo dritti e facciamo questo mini anellino per arrivare alle case Bortot.
Eccoci tornati a Case Bortot dopo questa splendida avventura, dove abbiamo conosciuto anche il mitico Mountain Aaron, simpaticissimo, con la sua fantastica mamma Gabriella. Grazie mille Andrea per questa avventura e alla prossima!